consigli a prendere il proprio posto, grazie. Consiglieri. Buonasera, buonasera anche al pubblico presente qui in quest'aula. Buonasera assessore, buonasera consiglieri. Come al solito invito tutti quanti a silenziare gli apparecchi telefonici, iPad e dicendo. Pertanto introduco la fase delle evasioni di interpellanze e di interrogazioni. Se qualche consigliere ha da arrivare interpellanze, interrogazioni, niente, non vedo nessuno prenotarsi, quindi passo immediatamente alla fase della presentazione di nuove interpellanze, interrogazioni, ordine del giorno e mozioni. Prenotazione consigliere William Viganò, prego consigliere. Grazie presidente, un'interpellanza, degrado e cantieri misteriosi in zona ex Pirelli via Milano. Si rileva che all'area ex Pirelli a ovest del sottopasso di via Milano presso lo scalo merci ferroviario è in stato di degrado da anni. Nella stessa area è presente un grande edificio colore giallo da anni ultimato ma in stato di abbandono in prossimità della stessa via dove dovrebbe attestarsi il capolinea della nuova metrotranvia. Nel complesso ex Pirelli sono insediati con accesso da via Milano una decina di attività produttive in onda e nel periodo serale dopo la chiusura delle attività produttive eccetto un'attività ricreativa di ritrovo pubblico all'interno del cortile la zona risulta isolata e semioscura. L'intero piano terra del fabbricato di colore giallo è aperto e in uno stato di abbandono, frequentato spesso soprattutto la sera da gruppetti di persone nonché da graffitari vari. Si fa inoltre presente che il cantiere A, che vedete nell'allegato fotografico, in prossimità dello scalo ferroviario in corrispondenza dell'ingresso della ex Pirelli, da qualche settimana è aperto, un cantiere dove vengono eseguite opere consistenti in ampliamento volumetrico mediante sovrarzo con realizzazione di tetti e travi di legno. All'esterno del cantiere, sia su via Milano che all'interno del cortile, non è stato apposto nessun tipo di cartellonistica come prevista dal regolamento comunale, tantomeno quella antinfortunistica. Che le opere interessanti di fronte e di fronte strada sono state eseguite senza alcuna protezione dei passanti contro il rischio di infortuni e si auspica che le prescrizioni antinfortunistiche siano attivate al momento dell'esecuzione delle opere di finitura. Il cantiere B all'allegato, lungo la via che costeggia il fabbricato della ex Pirelli di fronte alla recinzione ovest dello scalo ferroviario, è aperto da qualche mese un cantiere dove vengono eseguite opere verosimilmente di ristrutturazione e barra o ampliamento. E all'esterno del cantiere sulla pubblica via Milano non è stato apposto nessun tipo di cartellonistica, come previsto dal regolamento comunale, tantomeno quella antinfortunistica, che le opere che interessano sia il fronte strada che il piano di copertura che all'interno dello stesso edificio. Si chiede se questa amministrazione è al corrente della situazione consolidata da anni dello stato dei luoghi sopra descritti e cosa, come e quando si è attivata per far rendere più sicure e decorose le aree sopra descritte, soprattutto nelle ore notturne. Nell'apertura dei due cantieri sopra menzionati, se sì, con quale pratiche edilizie sono state attivate per quale tipo di opere, quali controlli, anche solo visivi, sono stati fatti dalla polizia locale in merito al solo posizionamento dei cartelli obbligatori, di eventuale obbligatoria attivazione delle notificazioni preliminari ai cantieri, articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, circa la sicurezza degli stessi nei confronti sia degli operai edili che dei terzi esterni ai cantieri.
L'impressione fondata e documentabile derivante con l'allegato fotografico derivante da questa situazione sopra riportate insieme ad altre già menzionate è che questa amministrazione spuca la città e non l'abbia sufficientemente né a cuore né sotto controllo. In attesa di una risposta scritta, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. Grazie Presidente. Grazie consigliere Viganò, sempre per la fase della presentazione di nuove interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni. Non vedo più nessun consigliere iscritto. Pertanto dichiaro anche chiusa questa fase. Invito pertanto il segretario generale a predisporre l'appello nominale. Grazie. Buonasera. Giacinto Mariani. Mauro Parlabio. Presente. Per Giorgio Borgonovo. Presente. Marco Cagliano. Presente. Giuseppina Minotti. Presente. Guido Laudio. Presente. Antonio Carmine Graziano. Presente. Francesco Puffè. Presente. Maria Teresa Piganotti. Presente. Claudio Mainardi. Presente. Lucia Tazzarella. Presente. Francesca Mancuso. Presente. Chiara Mari Canolara. Pantaleone Servitio. Presente. Andrea Cattaneo. Presente. Gianmario Vigiavioli. Presente. Roberto Trezzi. Presente. Stefano Aristide Casidani. Presente. Luca Ruggeri. Presente. Alessandro Tomini. Presente. Valeria Curva. Presente. Andrea Castelnuovo. Presente. Stefano Silva. Presente. Pietro Amati. Presente. Giulio Viganò. Presente. Francesco Tagliatua. Assente giustificato. Giampiero Cazzaniga. Presente. Gianpaolo Zanini. Presente. Io ho 25 presenti. Buon lavoro. Grazie, signor segretario. Pertanto con 25 consiglieri presenti il consiglio è convocato, nomino scrutatori il consigliere D'Auria, il consigliere Castelnuovo e il consigliere Minotti. Grazie consiglieri. Io prima di iniziare i lavori del Consiglio ho una mia comunicazione personale brevissima, ma dovuta sicuramente, e c'è anche una comunicazione da parte del Sindaco Giacinto Mariani. Inizio con la mia comunicazione. Di solito preparo sempre qualcosa per questi eventi luttuosi. Questa sera purtroppo non ho avuto un breccio di tempo, anzi sono anche arrivato in pesantissimo ritardo in quest'aula. Ma voglio semplicemente ricordare le sei vittime cinesi che... concedetemi il termine, ci hanno lasciato la pelle. Questi laboratori, lager, io definirei quasi dei laugai italianizzati, dei laugai per la produzione del tessile in Italia, del fatto di Made in Italy, dove in condizioni disumane queste persone, solamente per potersi sfamare, ci hanno rimesso la loro pelle. Quindi è lo sfruttamento ai massimi livelli, dove in questo nuovo millennio queste situazioni vissute qui sul territorio italiano non che sia meglio o peggio di altri, ma semplicemente perché ci riteniamo anche all'avanguardia per quello che riguarda anche il diritto sul lavoro, possono accadere ancora simili episodi. Quindi il mio pensiero va a queste sei vittime e chiedo pertanto un minuto di silenzio. Grazie.
Preziosi minuti su questa mia comunicazione, prego di sedere. Sì, grazie. Due parole brevissime, per evitare retoriche di ogni genere. Volevo solo far notare una differenza che poi in questi momenti che abbiamo vissuto la rivolta, perché abbiamo ricordato morti sul lavoro, morti per le calamità, morti nel loro letto, morti per lo sport, e per ognuno di loro quasi li abbiamo visti, li abbiamo sentiti, anzi per qualcuno di loro li abbiamo addirittura chiamati, no? Li conoscevamo per nome, anche se erano persone lontane. Queste persone non possiamo neanche ricordarle col loro nome, perché non avevano nemmeno un nome. Quindi è una doppia tragedia, come diceva il Presidente, che ringrazio della sua comunicazione, che dimostra anche la sua sensibilità e attenzione a questi avvenimenti. È una doppia tragedia, quella addirittura di non avere un nome, di non poter essere nemmeno ricordato come un nome, quindi la tragedia di uno sfruttamento, ma la tragedia anche di una mancanza di identità, che sono tutte e due figlie, non solamente dell'inciviltà umana, ma anche del concetto del mercato globalizzato e della disumanità di questo mercato globalizzato, che sul suo altare vuole immolate continuamente vittime, alcune addirittura senza nome. Grazie. Grazie consigliere Minotti. Ho in prenotazione il signor sindaco Mariani per una sua comunicazione, prego. Sì, intervengo anche su questa comunicazione sollecitata anche dalla giudice Minotti. È ovvio che nel momento in cui ci sono i lutti abbiamo sempre cercato di evitare di fare le polemiche, lei guarda lei. E quindi questo è il momento. Sarebbe poi magari il caso di parlare di questa questione, perché nel piccolo e senza nessuna tragedia ho insieme alla polizia locale e ai carabinieri, credo fosse un anno fa, visto che poi William ha presentato una richiesta su un'area particolare qua della ex Moltip, abbiamo proprio partecipato ad una verifica, ad un controllo, parte di cantiere, parte di un'azienda dove c'era un'azienda regolarmente condotta da dei cinesi, e fino qui niente di male, quindi si parla di persone, si parla di attività, però una parte di questa azienda abusivamente, molto camuffata e artatamente dietro una porta chiusa, celava delle cellette, perché solo così si può chiamare, con dentro dei letti, tra l'altro malodoranti, perché ovviamente privi dei servizi igienici, delle aperture, delle finestre e via dicendo, dove questi cinesi, non si capisce se di notte, di giorno, a turni lavoravano e dormivano e via dicendo. Quindi nel piccolo, pur non essendoci stato nessun incidente, nessun morto, a 500 metri dal nostro comune. Tutti avete letto le statistiche, tutti sanno cosa succede produttivamente nella zona di Prato, in quella zona dove il tessile, ovviamente e fortunatamente, non dico per il Made in Italy, ma per il motore del nostro territorio nazionale, funziona. Purtroppo ci sono queste distonie legate a lavoratori extracomunitari che, gestiti e passatemi il termine, da italiano o da italiani o direttamente dal loro territorio nazionale, versano in condizioni invivibili. Questo è già allucinante di per sé se succede in Cina, è ancora più allucinante se succede in Italia, perché è innegabile. Io ho sentito questo pomeriggio le statistiche del numero dei controlli effettuato da carabinieri, polizia e guardia di finanza in quelle zone negli ultimi 4 anni, parlavano di 1200 controlli. Io credo che vedere che hanno fatto i controlli c'è qualcosa che non funziona, perché di queste situazioni ogni giorno si denunciano a centinaia in quelle e in altre zone, e poi purtroppo sfociano, come in questo caso, nelle morti, che sono già di per sé. Le morti bianche sul lavoro sono una cosa inenarrabile, stiamo cercando tutti di evitarle, e poi, tra virgolette, siamo tutti corresponsabili, perché quando succede qualcosa, anche mia mamma che ha 85 anni, dice ma tanto di mie, c'è questa situazione. Quindi ovviamente grande sdegno e vicinanza alle famiglie, ma questa cosa va affrontata. A parte questa dolorosa comunicazione fatta giustamente dal Presidente, io devo fare un'altra comunicazione che riguarda le metrotranvie. Immagino
che già sappiate le problematicità di questi ultimi giorni. Questa mattina ho partecipato alla riunione in provincia di Milano, convocata urgentemente dall'assessore De Nicola, dove avevano partecipato quasi tutti, dico quasi perché ne mancavano veramente pochi, e i sindaci della tratta della metrotranvia Milano Desio Sereno e della, tra virgolette, futura tratta Milano Migliate. Sapete, se lo sapete, perché proprio c'è stato delle pieghe delle varie comunicazioni del governo che ogni giorno elabora e ne produce più metta, che è stata cancellata la metrotranvia Milano Migliate ed è stata messa, che ovviamente non riguarda direttamente il nostro territorio, ma che riguarda il sistema su ferro di interscambio del nostro territorio milanese Brianzolo, quindi lombardo, ed è messa in forte discussione e quindi quasi cancellata, se non così apertamente come il discorso della Milano Migliate, ma perché il governo ha l'articolo 51 per quanto riguarda la Milano Migliate, per esempio l'articolo 60-61, se non mi ricordo il numero esatto, mette in discussione tutte quelle opere che non sono strettamente connesse alla realizzazione dell'Expo. E quindi mette in discussione il finanziamento di 190 milioni di euro, che sono la parte del governo che mette già deliberato dal CIPE, da tutto il percorso e via dicendo, e quindi, vedendo mancare la parte principale, che è il finanziamento pubblico statale, e mentre quello dei comuni e delle province non è mancato, ovviamente mette una forte ipoteca, perché se nelle more della discussione che avverrà, credo il 16 dicembre, presso il Parlamento venisse approvata e non modificata, ovviamente vuol dire fermare questo lavoro. Ovviamente non entro nel merito della discussione, serve o non serve, la Serena sta ancora aspettando una risposta per il capolinea, ormai la linea vecchia mi dice, io guardo oggi dei dati, il primo contratto fu sottoscritto nell'aprile 2001 e l'appendice con l'estensione del capolinea da Desio a Serena fu firmata a Gigi Perego nel luglio del 2001, quindi stiamo parlando di un'opera che è partita nel 2001, quindi 12 anni fa. Al di là di questo, che parliamo di Pedemontana, è partita 50 anni fa, quindi non è il problema della partenza, il problema è che piaccia o non piaccia l'opera, e ognuno di noi ha le proprie motivazioni, quindi sia i comitati di quartiere, sia i cittadini di Serigno, che tutti gli altri cittadini del territorio che subiscono il tracciato e la linea, c'è un fatto più unico che raro, fantoziano, allucinante, che mette non solo in discussione l'opera, ma che la blocca e la ferma, perché il cantiere, l'opera è stata progettata, è stata approvata, è andata al CIPE, è stata finanziata, è stata esperita la gara, nell'esperire la gara è stata individuata l'azienda, sono state consegnate le chiavi del cantiere all'azienda, quindi sono in corso le opere di cantierizzazione, quindi si viene a deliberare il mancato finanziamento dell'opera, questo comporta ovviamente la non esecuzione dell'opera con conseguenti danni erariali per la mancata ovviamente compimento dell'inizio dell'opera in svariati milioni di euro, perché stiamo parlando di un'opera che costa circa, se non erro, 233 milioni di euro, 253 milioni di euro, già mi sembra che nelle opere pubbliche il mancato inizio del cantiere per fatto è colpa della società, dell'azienda appaltante, comporti un minimo di un 10%, così d'amblè sulla legge sui lavori pubblici, più i discorsi di varie possibilità di richieste di danni da parte dell'azienda che ha ricevuto l'incarico. Quindi oggi abbiamo fatto questa riunione per cercare di proporre alla regione, agli onorevoli Brianzoli Lombardi, a prescindere dalla formazione politica, perché qui a tutti, a 360 gradi, perché erano presenti tutti i sindaci del territorio, ripeto, senza entrare nel merito di serve, non serve, eccetera. Qui siamo andati oltre, anche perché, e ironia della sorte, il finanziamento dell'opera è stato stornato per dare la possibilità, utilizzando questi soldi, finanziare
un'altra opera non ancora progettata, solo in fase sperimentale, nella zona di Padova. Oggi altra discussione che abbiamo avuto non è una lotta tra la Brianza e Padova, ma non si capisce il motivo per cui un'opera che vede il suo inizio oggi, nel senso che è stato considerato il cantiere, debba essere cancellata in funzione di un'opera in qualsiasi parte sul territorio brianzolo che verrà, che non è stata ancora arrivata la progettazione definitiva, quindi chi si occupa di lavori pubblici, di problematicità dei lavori pubblici sa cosa vuol dire avere non ancora il progetto definitivo, quindi vuol dire che siamo ancora nell'anticamera dei sogni, non dell'elaborazione, ma c'è stato questo assurdo stop. Quindi io ci tenevo, prima ancora che fare le comunicazioni sui giornali locali, visto che è successo questa mattina, comunicarvi questa situazione su come ci stiamo comportando, nel senso che la provincia oggi emanava tra le 15 e le 16 un comunicato stampa a nome di tutti i sindaci presenti, dal comune di Milano in su, quindi fino al comune di Serenio, la provincia di Monza, Brianza e la provincia di Milano, con una sollecitazione dell'elaborazione, e stiamo preparando un suggerimento da mandare ai onorevoli rappresentanti del territorio lombardo, un suggerimento degli emendamenti da presentare in discussione prima della commissione bilancio e poi all'interno della Camera, per far sì che non venga effettuato questo scempio, perché ci troviamo nella situazione allucinante che se viene e se passa questo concetto mi sfugge il motivo per cui l'Expo da una risorsa stia diventando il killer di tutte le altre opere. Perché io ad esempio col Pozzolo faccio l'esempio più piccolo, ci stiamo muovendo per far inserire il concorso Pozzolo all'interno delle manifestazioni dell'Expo del 2015, e quindi cercare di coinvolgere gli imprenditori territoriali, eccetera. Quindi cercare in tutti i modi di utilizzare l'Expo anche per il nostro territorio come volano per investimenti, per attrattiva, via dicendo, e poi il governo utilizza e quindi diventa un alibi per cannibalizzare, quindi per fare un omicidio sulle nostre opere territoriali. Abbiamo visto questo della metrotrambia, e la paura che mi assale ancora di più è relativa alle altre opere di pedemontana che ovviamente potranno essere, se l'aria è questa qui, fermate, distorte, procrastinate, non realizzate, utilizzando sempre come alibi, ma se non si finisce per il 2015 per l'Expo è anche inutile farle, e quindi le posticipiamo successivamente. Mi riservo ovviamente nel corso delle prossime settimane, visto che abbiamo diversi consigli comunali, di comunicare l'evolversi della situazione, che comunque, ripeto, al di là delle varie colorazioni politiche, viene portata avanti da tutti i sindaci del nostro territorio, quindi dal sindaco di Milano fino al sindaco di Serino, inizio e fine tratta. Grazie, signor sindaco. Su questa comunicazione ho per scelta civica il consigliere comunale, per Giorgio Borgonovo, prego. Sì, premesso che si tratta di metro tranvia e quindi spero che il Presidente del Consiglio non mi tolga la parola, volevo segnalare questo. In effetti la notizia che ha dato il sindaco in parte era già stata segnalata durante un convegno che si è tenuto venerdì scorso a Monza sull'Expo da parte dell'ingegner Paris e dell'ingegnere Acerbo, che hanno spiegato come era in corso a livello governativo la necessità di reperire dei fondi per completare alcune infrastrutture fondamentali per poter garantire l'accessibilità, la viabilità e la mobilità per l'Expo 2015, e che probabilmente sarebbero state soppresse queste metrotranvie. Io avevo già avuto modo di dirlo in Consiglio Comunale, avevo anche spiegato che il guaio un po' di quelli che sono i progetti delle infrastrutture in Italia. Quando i progetti sono troppo
lunghi nel tempo, mi si diceva che l'idea di fare, di ripristinare la metrotranvia da Milano fino a Seregno risaliva addirittura al 1991, in una situazione chiaramente completamente diversa dal punto di vista delle infrastrutture viarie e logistiche e di trasporto. Non c'erano ancora tutte le linee metropolitane, non c'erano le ferrovie così il passante ferroviario, eccetera, cioè era tutta una situazione completamente diversa. Oltretutto avevo anche espresso l'idea che se poi la stazione terminale di questa metrotranvia Seregno non fosse stata portata in coincidenza con la stazione ferroviaria, per noi come comune di Seregno, a mio modesto parere, quell'opera era perfettamente inutile. E la mia, quando io ero intervenuto sul bilancio, che poi non mi è stato permesso di completare il mio intervento, era proprio una richiesta di ripensamento, cioè ammesso e non concesso che il comune, come ha fatto, aveva sottoscritto un impegno e un accordo, si poteva, alla luce di questa situazione, ripensare a questo accordo, il che avrebbe fatto tra l'altro risparmiare al comune di Seregno 1.700.000 euro. Quindi io non la ritengo una notizia cattiva, anzi, ritenendo che il progetto sia completamente superato, inutile e devastante per il territorio di Seregno, sono contento della notizia che ci ha dato il sindaco. Grazie. Su questa proprio su questa sua comunicazione, un'ulteriore precisazione da parte del signor sindaco, prego. Sì, consigliere Borgonovo, io mi permetto di dare una precisazione perché lei, scusate se non mi collaccio, al di là delle posizioni politiche, però c'è un'inesattezza o una non conoscenza della normativa che fa dire delle cose che poi non corrispondono al vero. Perché se io potessi, perché poi dopo esce sul giornale un'informazione distorta che è riferita al bilancio, perché ci sono delle responsabilità tecniche ben precise per cui il precedente sindaco ha firmato un accordo, poi abbiamo firmato un altro, lo stesso i dirigenti e il comune Seregno, tutti i comuni, si sono impegnati pro quota in un accordo, la carta del formaggio, in un accordo a sostenere quota parte gli importi, quindi noi 1.780.000 euro, 70.000 euro nel 2013 e gli altri soldi sul bilancio pluriennale fino al 2017. Si figuri se potendo io avessi lo stesso potere del governo, non avessi tolto quei 1.700.000 euro, non aumentavo neppure le tasse. Abbiamo verificato questa questione, non è possibile, perché rispetto al governo che fa quello che vuole, e non è un problema di discussione, e anch'io la vedo come lei, io porto avanti un progetto che non condivido, cioè per me è inutile allo stato della questione portare la metrotranvia a Seregno, anche se in prestazione, perché basta mettere due treni in più e abbiamo risolto il problema, no? Quindi su quello siamo fortemente concordi, però mi trovo a fare il sindaco, arrivo sulla situazione, e non per scaricare le colpe, perché i progetti durano 200.000 anni, perché quando arriva un'amministrazione di un colore diverso cancella quello che ha fatto l'altra. Noi per questioni tecniche, non perché non si poteva, abbiamo potuto farlo. Sulla questione del bilancio, non è possibile, che è giusto una proposta che dice lei di dire no, facciamo la metrotranvia, disattendo un accordo sottoscritto e ho recuperato 1.700.000 euro. Non solo non è possibile, ma ci sono delle responsabilità, che non sono responsabilità mia politica, che dico al segretario, che adesso è uscito a parlare con Ballardo, che gli dico al mio funzionario, disattendi quello che hai sottoscritto e quindi sotto la tua responsabilità non versare i soldi all'ente appaltatore che è la quota che ci aspetta. Abbiamo sottoscritto un contratto, quindi il funzionario e ovviamente moralmente il politico ne è responsabile di questo contratto che coinvolge il comune di Seregno, il comune di Desio e tutti i comuni fino al comune di Milano e la provincia. Quindi a torto collo siamo chiamati a pagare quota parte in qualità di soggetti che subiscono la metrotranvia la nostra quota, quindi non è possibile stornare dal bilancio. Oggi ho fatto però la stessa domanda, perché ho chiesto all'assessore De Nicola di cercare di chiedere al ministro Lupi piuttosto che alla regione Lombardia, piuttosto che bellamente, e ripeto, senza entrare in questo, piace o non piace l'opera, è superata, e io come lei ritengo che sia superata, perché
il primo accordo che ve l'ho detto è stato sottoscritto nel 2001, al di là di tutte le idee precedenti. Ma il problema è che il governo a un certo punto ha finanziato, ha fatto esperire la gara, ha permesso all'ente appaltatore di aprire le buste e di consegnare la gara. Un mese e mezzo fa, se vi ricordate la discussione con De Nicola, almeno il sindaco non legge le lettere e via dicendo, è stato consegnato il cantiere, hanno fatto l'inaugurazione in un comune a noi vicino delle opere. A questo punto il governo dice non ti do più soldi. Qui siamo arrivati, veramente, ma a un furto. Perché allora domani il governo, perché gli viene in mente che non sarà più l'Expo, sarà un'autostrada, sarà qualsiasi cosa, dice mi servono i soldi per fare quell'opera lì, ti tolgo tutto il resto. Qui è come, per fare un esempio calcistico, è come giocare una partita a calcio e mentre stai giocando l'arbitro a un certo punto cambia le regole e dice che la squadra avversaria non sono più in 11 ma sono in 20 e la squadra che non è la squadra del governo sono il portiere. Qui siamo arrivati a questa situazione, quindi io mi sono permesso di intervenire per dirle che non è tecnicamente e giuridicamente possibile utilizzare dei soldi che sono stati accantonati sul triennale e sul bilancio 2013. Avrei potuto solo mettere sul bilancio i 70.000 euro, perché gli altri sono messi sul bilancio triennale, ma non avrei neppure potuto recuperare quei 70.000 euro lì e quindi mettere a disposizione del comune, perché sono a fronte di un impegno che il comune ha sottoscritto anni fa, e quindi questa delibera, questa indicazione non avrebbe visto il parere favorevole dell'economato, il parere favorevole dell'ufficio tecnico, quindi sarebbe stata una delibera illegittima per tutti. Grazie, signor sindaco. Su questa comunicazione ho in prenotazione il consigliere Giuseppe Lamiotti. Sì, grazie Presidente. Ma io scusi. Ecco. Ah, scusa, prego consigliere Borbonovo, scusi consigliere Borbonovo. Sì, Borbonovo, grazie. Prego consigliere Borbonovo. Grazie. Vede, sono perfettamente cosciente che non è possibile stornare dal bilancio di previsione una voce corrispondente ad un contratto sottoscritto a suo tempo. E difatti non era questo quello che io chiedevo. Io chiedevo di valutare la possibilità di andare a ridiscutere, e quindi eventualmente si sarebbe dovuto intervenire negli anni successivi a modificare il bilancio, l'accordo di programma fatto con tutti gli enti, andando a valutare, io non so se la quota di intervento dei lavori da eseguire sul Comune di Seregno sono 1.700.000 oppure sono di più o sono di meno, però si potrebbe, io invitavo ad andare a discutere e dire siccome Seregno non interessa più, fermatelo ad Esio, facciamo i conti di quanto sarebbe costato fare da Desio fino a Seregno, è 1.000.000, benissimo, noi andiamo avanti a partecipare per 760.000 euro, 1.000.000 lo tiriamo via. Cioè chiedevo di rivalutare e di ripensare all'utilità di quell'accordo, non di togliere la cifra dal bilancio. Grazie consigliere Borbonovo, sempre su questa comunicazione consigliere Giuseppina Minotti, prego. Sì, non per amor di polemica, ma normalmente sulla comunicazione non si fa molte risposte, per l'intervento secondo me senza voler fare un'osservazione. Ma io normalmente siamo di memoria breve sulle cose che succedono, perché succedono talmente tante che ci dimentichiamo velocemente di quello che succede il giorno prima. È il periodo, sono questi anni. Però chi si ricorda il dibattito sulla metrotranvia nel 2001, un dibattito tra l'altro aperto a tutti i comuni che hanno partecipato portando le loro posizioni, i loro dubbi, le loro idee, i loro contributi per un progetto che non era poi così
peregrino o addirittura fallimentare, come adesso molti dicono che sia. Certo, sono passati 12 anni, sicuramente la situazione del territorio è cambiata, sicuramente ci sono delle linee ferroviarie più efficienti, poi andate a interpellare i pendolari e vedremo che tipo di idee hanno sulle linee ferroviarie. Certo, l'economia, le difficoltà finanziarie diventano pesanti tutti i giorni, per cui è anche più semplice dimenticarsi e non fare un'analisi politica, che è quella che vorrei fare io brevemente, indipendentemente dal pensare adesso che serve o non serve, utile o non utile, arriva Serenio, si ferma adesso, fa l'inviate e poi svolta dall'altra parte, non importa. Ci dimentichiamo sempre che non è la prima volta che i grandi progetti, le grandi opere che riempiono i programmi elettorali e che vanno poi ad essere iniziati, diventano il buco nero di tutta una situazione minimale sul territorio locale che viene assorbita, perché le risorse vengono buttate in questo buco nero. Come? Non democraticamente, come il progetto è stato costruito, con la discussione, con l'apporto, con la partecipazione, ma di netto, perché qualcuno che ha il potere di farlo decide che in questo caso le risorse vanno buttate sull'Expo, che, devo dire la verità, ma questo territorio fece un'interpellanza forse ancora prima che l'Expo prendesse il volo e prendesse anche le risorse, con dei grandi dubbi, dicendo espressamente questa frase, che potrebbe essere per il nostro territorio una risorsa oppure una devastazione. Credo che in questo momento la seconda opzione che ho detto è quella che si va realizzando. Grazie consigliere Minotti, sempre su questa comunicazione consigliere Arioli, prego. Grazie Presidente. Mi permetto, signor Sindaco, di intervenire, in quanto, come sa lei benissimo, fui presente a diverse riunioni in Regione Lombardia su questo progetto. È un progetto giustamente che più di 10 anni che stiamo portando avanti, è un progetto che ha avuto delle grosse difficoltà già all'inizio, perché alcuni comuni, posso fare tranquillamente i nomi, come Cusano Milanino, come Bresso, erano assolutamente contrari al passaggio di questa metrotranvia. E fu difficile portare avanti, anche perché non è un problema di colore politico, è stato davvero un problema di esigenze del territorio. E le posso assicurare che con l'assessore De Nicola, che c'era già a quei tempi, fu un discorso abbastanza approfondito, abbastanza pesante. Sicuramente non è un progetto che si ferma a se stesso, perché se consideriamo che da Serenio sarebbe partito una tranvia ogni 8 minuti e che in 40 minuti si trovava poi a Bresso. Se consideriamo anche il fatto importante che avendo ormai il collegamento anche con Malpensa da Serenio, questo poteva essere un ulteriore passaggio importante per i comuni come Paderno Dugnano, che sono transitati dalla metrotranvia, e Desio stesso, che potevano collegarsi direttamente con Serenio. Quindi non ritengo proprio che sia una cosa velleitaria l'avere i capolinea a Serenio. Come dicevo, è stato pesantemente portato avanti questo tipo di discorso e penso che ciò che il sindaco ha voluto dire sia una cosa che vorremmo portare avanti tutti. Grazie. Grazie consigliere Aglioli. Su questa comunicazione non vedo più nessuno iscritto, pertanto io passerei ai lavori programmati nelle varie commissioni.
Prima di inoltrare il punto 1.311, che è l'adozione del piano di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12.005, vado a rileggere, in quanto già letto, una richiesta da parte del consigliere della Lega Nord, Roberto Trezzi. Consigliere, la leggo io, la legge lei? Sorprende se la leggo io? No, può procedere, ci mancherebbe altro. Con la presente sono a chiedere, visto la delicatezza dell'argomento e il clima di sospetto che in questi anni ha caratterizzato la scena politica della nostra città, che al momento della trattazione del punto avente per oggetto il piano di governo del territorio PGT, tutti i consiglieri comunali uno ad uno dichiarino la propria compatibilità o l'incompatibilità come previsto dalla legge per la discussione del punto stesso. Ricordando che la norma dell'articolo 78, secondo comma, decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, afferma che gli amministratori di cui l'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Poiché diverse sentenze sanciscono che, dove si ipotizzi che vi sia una correlazione immediata e diretta interessato, in questo caso il consigliere comunale non possa partecipare in alcun modo né alla discussione né tantomeno alla votazione. Chiedo che ognuno, in totale trasparenza, dichiari in consiglio la propria posizione. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione riservata e porgo cordiale saluto. Su questa sua richiesta, parlando proprio con i funzionari e con i dirigenti, è già stata inoltrata a tutti i consiglieri comunali, quindi io penso che tutti i consiglieri che sono seduti in questa assise questa sera sappiano già loro stessi se sono compatibili o incompatibili. Non penso che ci siano consiglieri che, vista una loro incompatibilità, si siedano in questa assise per la delibera di questo punto. Anche perché la legge 267 di cui era, del 2000, di cui l'articolo 78, nonché questo è anche 78 e 77, scusate, al comma 2, nonché è anche regolamentato dal regolamento del Consiglio Comunale all'articolo 6, quindi perlomeno chi è seduto in quest'aula questa sera sa perfettamente di essere compatibile con quello che stiamo facendo. Rilevando altresì che sia all'interno del sito del comune di Seregno, dove si parla appunto di piano di governo del territorio, c'è un punto dedicato proprio alla fase legale, di apertura legale, quindi termini legali dell'approvazione del piano di governo del territorio, appunto dello studio legale Boscolo. E nonché nel dischetto applicativo che è stato consegnato ad ogni consigliere comunale vi è rappresentata ovviamente la legge in questione menzionata dallo stesso consigliere Trezzi della Lega Nord, nonché sono appunto descritte passo passo comunque tutte le rispettive situazioni che possono venirsi a presentare. Comunque, proprio per un intervento più diretto, chiedo l'intervento del segretario generale, prego. Scusate un secondo di pazienza.
Grazie Presidente, ma io mi limiterò nient'altro a fare d'altronde a rileggere quello che è previsto, come dice il Presidente, avrebbe di Tariumat, quello che è previsto dall'articolo 77,2 dall'articolo 78, che è capo 4 della legge 267. L'articolo 77 parla della definizione dell'amministrazione locale e all'articolo 2 recita. Tutto il presente capo decide delle aspettative e dei permessi per l'indennità degli amministratori di enti locali. Gli amministratori si intendono, quindi parlano con tutti i permessi. L'articolo 78 dice: il comportamento dell'amministratore nell'esercizio della quale funzione deve essere improntato all'imparzialità, al principio di buona amministrazione e nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni e competenze e responsabilità degli amministratori di cui è l'articolo 77,2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Gli amministratori di cui è l'articolo 77 devono astenersi da prendere parte alla discussione, alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi di amministratori o di parenti affini al quarto grado. I componenti la giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio ad essa amministrato. Nei casi di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini, è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico. Questo è quanto previsto dalla norma e poi come vi ha annunciato il Presidente nel parere che ha inviato l'avvocato Bosco, non può citare, sono citate le leggi, ci sono anche citati tutti i commenti giurisprudenziali. Grazie. Grazie segretario. Pertanto io introduco il punto 1.311, adozione del piano di governo del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12/2005. Quindi invito per una breve illustrazione. Voleva intervenire su... Prego, consigliere Trazzi. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto la ringrazio il segretario anche per le lucidazioni che sono state date all'Aula. In ogni caso, ribadisco la mia richiesta, sarebbe stato utile, credo, che ognuno facesse una dichiarazione. Io la faccio prima che lei, il segretario, il Presidente, introduca il punto. Mi dichiaro incompatibile, perciò abbandono l'aula, non parteciperò né alla discussione né alla votazione. Grazie. Grazie consigliere Trezzi. Pertanto io allora invito l'assessore Mazza Edoardo all'introduzione, alla preillustrazione per l'introduzione del punto. Vedo che è già presente sul tavolo degli assessori il dirigente capo dell'area edilizia privata, architetto Carlo Grisaffi, che ringraziamo. Prego assessore. Grazie Presidente. Visto che la presentazione è stata fatta qualche settimana fa, mi limiterò a fare una breve introduzione legislativa. Dunque, la Regione Lombardia con legge 11 marzo 2005 numero 12 ha approvato la nuova disciplina urbanistica regionale, che ha innovato i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale. Il nuovo strumento di pianificazione comunale cambia denominazione da piano regolatore generale a piano di governo del territorio e assume contenuti di più ampia portata. Il PGT si articola in tre componenti fondamentali: il documento di piano, che definisce il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, il quadro conoscitivo, l'assetto geologico, idrogeologico e sismico.
pubblico, identifica gli obiettivi ed esprime le strategie che servono a perseguire lo sviluppo economico e sociale nell'ottica di una valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, avrà quinquennale e non ha effetti sul regime giuridico dei suoli. L'articolo 10 invece descrive il piano delle regole che disciplina il territorio comunale ed è lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale, non ha termini di validità e ha effetti sul regime giuridico dei suoli. All'articolo 9 invece viene descritto il piano dei servizi, che è il terzo documento fondamentale che compone il PGSP, è lo strumento finalizzato ad armonizzare gli insediamenti con il sistema dei servizi, a garantire la vivibilità e la qualità urbana nella comunità locale, secondo un disegno di razionale distribuzione dei servizi per qualità, fruibilità e accessibilità. Non ha termini di validità ed ha effetti sul regime giuridico dei suoli. In più, la presente delibera è formata anche dalla base. Il piano dei servizi è integrato con le disposizioni del piano urbanistico generale dei servizi del sottosuolo per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo. Il percorso di elaborazione del PGT è affiancato anche dalla valutazione ambientale PAS ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale numero 12 dell'11/3/2005. La VAS è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi con un approccio che non soltanto si preoccupi della salvaguardia ambientale ex post, ma soprattutto mira ad incidere ex ante sulle scelte economiche e sociali. In data 28/11/2005 è stato dato l'avvio del procedimento per la redazione del PGT. Nel mese di gennaio 2008, con deliberazione di giunta comunale, è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica. Con deliberazione numero 11 del 22 febbraio 2011 il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per il PGT. Con deliberazione 88 del 12 luglio 2011 il Consiglio Comunale ha deliberato l'annullamento del progetto di PGT depositato l'11/8/2009 e ha riconfermato le linee guida votate in Consiglio Comunale. A partire dal 15/10/2012 la proposta di documento di piano unitamente alla VAS sono stati depositati per 60 giorni presso il servizio pianificazione urbanistica, pubblicati sul sito web del Comune di Seregno e sul sito web della Regione Lombardia. In data 18/12/2012 si è tenuta la conferenza conclusiva della valutazione ambientale base strategica del piano di governo del territorio del Comune di Seregno. Gli atti del PGT sono stati depositati a partire dal 25 febbraio 2013 per un periodo continuativo di 30 giorni. Presso il servizio pianificazione urbanistica e pubblicati sul sito web del Comune di Seregno al fine di acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche. PGT esaminato e discusso in 30 sedute della Commissione Consigliare Territorio. Lo schema della deliberazione di adozione del PGT del Comune di Seregno e relativi allegati sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Seregno ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33. A partire dal 20 giugno 2013 il sito ha avuto lo scaricamento di 3.000 contatti. Quindi con questa delibera noi proponiamo di andare ad adottare il piano di governo del territorio, che è formato da, ribadisco, documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi. Andiamo a votare la valutazione ambientale strategica, lo studio geologico, nonché il piano urbano generale dei servizi del sottosuolo. Ovviamente il percorso l'iter è stato molto articolato e complesso, anche se la votazione sarà un'unica, nonostante la formazione di diversi documenti. Io avevo proposto come amministrazione di discutere, di condensare l'intervento in uno solo con la possibilità di replica. Il PD ha proposto di affrontare la discussione suddividendola in tre tronconi, come sono i tre documenti principali del piano di governo del territorio. A noi va bene, quindi io inizierei con la discussione del documento di piano, poi passerei al piano delle regole e al piano dei servizi. L'architetto De Wolf questa sera non è potuto partecipare in quanto si trova in un altro comune che è in fase di votazione per i PGT. Sapete il termine perentorio indicato dalla Regione Lombardia è il 31/12, pertanto tutti si stanno affrettando per chiudere la discussione entro il mese corrente. Mi ha comunque garantito che nelle prossime sedute, settimana prossima, sarà presente, così da poter eventualmente rispondere a delucidazioni che potrebbero sorgere da parte dei consiglieri comunali. Grazie.
Grazie Assessore Mazza. Prego Consigliere Silva. In realtà sono due le mozioni d'ordine, le riassumo in un unico intervento. La prima è che sottolineo che tempo fa e questa cosa mi è venuta in mente adesso sentendo anche l'intervento e l'atteggiamento del consigliere Trezzi, i consiglieri della Lega Nord avevano dichiarato di dover recarsi in procura per parlare per alcuni riferimenti riguardo al PCT. Non abbiamo più saputo niente e non abbiamo saputo quali erano questi sentori e questi timori. Fa specie iniziare la discussione senza più aver sentito nulla di tutto questo e senza nessuno di quel gruppo presente in aula. La seconda mozione è: trovo imbarazzante che decidiate di incominciare la discussione sul PGT senza presente in aula l'estensore del piano. È vero che sembra quasi che non ci sia nessuna considerazione per gli interventi che la minoranza e penso anche la maggioranza quest'oggi voleva iniziare a fare sul piano. La parola giusta è proprio imbarazzo, mi innervosisce molto questo atteggiamento perché appunto fa pensare che tanto voi lo voterete e che quindi non ci sia nessuna attenzione e nessuna considerazione nel lavoro e nel tempo che le persone che sono qui questa sera hanno speso per studiare, per leggere e per preparare questi documenti. Grazie. Grazie Assessore Silva. Per una immediata consigliere Silva, scusi, per un'immediata risposta su questa sua mozione ho in prenotazione l'assessore Mazza. Sì, grazie ovviamente. Anch'io, consigliere Silva, sono molto dispiaciuto che non sia presente stasera in sala l'estensore del piano di governo del territorio. Le ribadisco però, è impegnato in sede di votazione un altro comune, mi ha garantito che sarà presente nelle prossime sedute, è presente comunque il dirigente del settore urbanistico, l'architetto Grisapi, il quale sarà senza dubbio in grado di rispondere a vostre eventuali dubbi o osservazioni. Noi comunque ci faremo carico di raccoglierle, di indirizzarle all'estensore, il quale verrà personalmente in consiglio comunale nelle prossime sedute a interfacciarsi con chi lo ritenesse necessario. Grazie Assessore Mazza. Pertanto ho subito come primo giro di interventi su questa parte, quindi sul documento di piano, sulla prima parte del piano di governo del territorio, il consigliere Giuseppina Minotti. Prego consigliere. Grazie Presidente, condivido la mozione del consigliere Stefano Silva, che viene da una motivazione, possiamo usare il termine umano, in quanto il lavoro di conoscenza di questi documenti che voi avete fatto con gli uffici, quindi con tutte le strutture che hanno gli uffici, con le competenze urbanistiche di Pio Fiori, di architetti, a noi invece è costato un lavoro pesante di comprensione, di attenzione, insomma di memoria, di entrare in una materia che non ci è così familiare. E la presenza di De Wolf, che è in fondo, credo, diciamo così, l'anima della filosofia urbanistica che sta nel piano, nel primo documento, che è quello sul quale interverrò questa sera, ci dà un pochino il segno, prendo per buone ovviamente le indicazioni addotte di stare un altro consiglio, dice, però ci dà la sensazione di non avere molto interesse per il lavoro che invece i consiglieri comunali con grande difficoltà hanno fatto in questi mesi. Voglio dire, voi avete avuto 6 anni, noi abbiamo avuto pochi mesi e con le competenze che abbiamo. Io questa sera mi limiterò al documento di piano, sempre per
riconfermare quella difficoltà di affrontare una così folta documentazione. Parto dalla definizione e dalla contestazione di due enunciati. Il primo, che è l'enunciato che sorregge tutto questo piano, la non più libera consumabilità del territorio. Ora, io vorrei però contestare più che altro il concetto di territorio che emerge da questa definizione. Io non credo che il territorio sia esclusivamente quella superficie geometricamente misurabile. Spazio, vado per altezza, trovi lo spazio che viene occupato. Ma è un insieme di fattori sociali, relazioni umane, uso di risorse, infrastrutture e servizi. E il nostro territorio, se vogliamo leggere il territorio non solamente in modo geometrico, ma in questo modo dinamico e vitale, fatto di relazioni, il nostro territorio è stato consumato e lo sarà anche, no, e nonostante le dichiarazioni di questo piano del governo del territorio. Perché vedete, accanto all'obiettivo di minimalizzazione del consumo di suolo, è necessario affermare la minimizzazione della densità della popolazione. Mi spiego. È chiaro che la conseguenza è la riduzione dei piani di edilizia residenziale. E qui apro una parentesi. Credo che ognuno di noi abbia in mente alcuni interventi di riuso, finte ristrutturazioni o restauri conservativi che non rispondono, e mi vengono in mente alcuni nomi, ma penso che ognuno di voi ne abbia altrettanti, che non rispondono a bisogni abitativi della popolazione presente, ma che creano un'offerta che favorisce l'entrata di nuove unità familiari in cerca di uno spazio, io ho messo tra virgolette, uno spazio rifugio, e qui mi metterà tra parentesi il consigliere Caiani, ecco la città dormitorio. Vi faccio un solo esempio per essere chiara in quello che sto dicendo. Ognuno di voi ha presente la palazzina, il palazzo e gli 80 e passa appartamenti che laddove c'era saponificio con falonieri, soprannominato Tracun Arco in Sogno, per essere costruito. Ora, su quel territorio, la stessa area di superficie, metri quadrati, SLP, come dice il piano. Documento di piano, prima c'erano due famiglie, tre con i figli, gli operai che andavano e tornavano la mattina e la sera, quindi inferivano sul territorio in questo modo, tra un po' ci saranno circa, non ho controllato, ma circa un'ottantina di appartamenti, quindi famiglie, persone, automobili, che sicuramente inferiranno su quel territorio, l'inquinamento, il consumo della necessità di strutture, di infrastrutture e comunque un uso del territorio. È vero, il metro quadrato non è stato consumato, ma il territorio, nell'accezione funzionale dinamica a cui ho fatto riferimento prima, è sicuramente consumato. E quindi io credo che, insomma, bisogna stare molto attenti anche quando si fanno queste dichiarazioni categoriche. Il secondo enunciato riguarda i concetti di perequazione, compensazione e incentivazione, che sono, prendo pari pari, una rottura reale con il modello precedente, inteso un po' con il modello tipo social comunista delle cooperative che obbligavano, che espropriavano, che obbligavano il povero privato a privarsi, scusate il gioco di parole, della propria proprietà in favore di opere pubbliche e non solo.
Allora io vorrei leggere quello che dice il documento di piano. Per equazione, la scelta di fondo di operare, purtroppo, questo è più purtroppo, su linee fortemente contenitive in merito a un nuovo consumo di suolo, ha reso impraticabile il reperimento delle necessarie aree di atterraggio, le landing area, no? Le areas, con conseguente inapplicabilità del modello della perequazione diffusa a favore della perequazione di endocomparto. Ora, con le mie conoscenze di urbanistica ho messo insieme alcuni concetti di endocomparto e mi tornava in mente certe formazioni cru del buon Lanzani. Compensazione, pur condividendo l'opzione di netto sfavore per le procedure esportative, non è stato applicato l'istituto della compensazione per le stesse motivazioni di cui sopra, perché non dobbiamo consumare il territorio. Allora dove sono arrivate? All'incentivazione volumetrica, per stimolare l'iniziativa privata a muoversi nella direzione della riqualificazione del paesaggio locale, è stata introdotta l'incentivazione volumetrica per consolidare e ripristinare dove possibile l'impianto originale della città, nonché i caratteri morfologici e tipologici che ne hanno caratterizzato lo sviluppo, per il contenimento dei consumi energetici come politica di riduzione dell'inquinamento ambientale. Ora, se la legge 12 aveva delle novità che si basavano proprio come su tre colonne, no? Sulla perequazione e sulla compensazione, questo è il fallimento della legge 12. Oppure, io mi ricordo che ai tempi della discussione della legge 12, in consiglio regionale c'eravamo e abbiamo sostenuto alcune critiche importanti e dicevamo che la legge 12 era una legge che diceva di non consumare il territorio, ma che per potersi realizzare avrebbe dovuto consumare territorio. Questa ci dà ragione. Non si possono applicare perequazione e compensazione perché bisognerebbe consumare il territorio, e siccome le indicazioni di base erano quelle di non consumo del territorio, non si può applicare la legge 12. Anche questo piano rimane una tigre di carta, e non sono parole che dico io, ma dell'estensore del piano. Allora, proprio questa sera, permettetemi, non voglio parlare di questo documento di piano. No, non voglio parlare di questo PGT, voglio parlare del mio PGT, del PGT che vorrei fare, se potessi farlo, se avessi la possibilità di farlo, e con alcuni progetti, con alcune idealità, perché in fondo il documento di piano è in sintesi la filosofia che poi dopo si applica con le regole, con i servizi, ma è la filosofia di un piano. Bene, mi pare che avendo demolito i due punti precedenti già la filosofia del mio piano viene fuori. È vero che io non sono un urbanista, ma insomma qualcosa in questo piano di edilizia di urbanistica filosofica è venuta fuori, quindi qualcosa ci ho capito anche. Allora, vediamo se riesco a raccontarvi quale sarebbe stato e quale vorrei fosse il mio PGT. Innanzitutto io ponderei il mio PGT sui quartieri. Il quartiere come ambito privilegiato per la città vivibile, con un piano dei servizi di quartiere. Io, partendo da un'analisi della domanda attuale dei quartieri, che ce l'abbiamo, delle risposte date o non date, dalla dotazione attuale degli spazi che ci sono, dalle attrezzature pubbliche, andremo a potenziare o a realizzare luoghi di iniziativi di
luoghi per iniziative di quartiere, spazi attrezzati, centri culturali con sedi di associazioni, spazi per giovani ed anziani, magari anche insieme, orti urbani e aree agricole funzionali. Quando si pensa ai quartieri, ovviamente San Carlo e Sant'Ambrogio, perché sicuramente sono i due quartieri più in questo momento sottoposti a stress e a disagi particolari. San Carlo, che con la Pedemontana verrà almeno tagliato fuori da quella relazione che ha invece con Desio abbastanza importante, e Sant'Ambrogio che comunque vive il taglio dal centro con la ferrovia, senza naturalmente trascurare gli altri. E pensare a collegamenti funzionali col centro, ma soprattutto migliorare la fisionomia relativamente ai servizi pubblici presenti e l'inserimento di nuovi, la posta, gli uffici comunali decentrati, la biblioteca, luoghi di aggregazione, asili nido, negozi di prossimità o supermercati, o perché no, mercati rionali anche coperti e continui. E poi ho accennato prima agli orti urbani. Credo che ognuno di voi che si interessa un pochettino di quello che succede intorno e un po' pullare il proprio naso nel proprio paese abbia seguito il dibattito anche europeo delle grandi città e queste grandi città europee che stanno puntando molto dall'ottica di una visibilità della propria gente sugli orti urbani, come la creazione di un'area vasta che possano diventare questi orti urbani fulcro di aggregazione sociale e fonte integrativa di sostentamento. E non è poco in una situazione di crisi come questa. Altro. Sì, un attimo, perché devo mettere insieme, voi avete avuto 6 anni per mettere insieme il vostro PCP, ho avuto poco tempo, quindi datemi il tempo di spiegare, 8 anni sì, di spiegarlo bene e di rispondere a certe. Importante, il potenziamento della rete ciclabile, e qui si parla della mobilità dolce, perché poi nella parte iniziale sono una trentina di pagine in cui viene spiegata la situazione di Seregno e viene anche detto che Seregno è ricca di questi collegamenti di mobilità dolce, poi andremo a vedere se è vero o non è vero. Ma l'esperienza dei paesi che hanno davvero programmato la mobilità dolce, attenzione, come qualificante per la popolazione, la qualità della vita, i collegamenti per l'abbattimento dell'inquinamento, eccetera, ci hanno insegnato che se si migliorano le infrastrutture per i ciclisti, si aumenta anche l'uso della bicicletta. Anzi, il miglioramento della rete di collegamento di biciclette ciclabili è il modo migliore per spingere la gente ad una mobilità alternativa. Non si può parlare di mobilità alternativa come mi sembra che all'interno del vostro PGT si parli, e poi in effetti lasciare all'interno dei tessuti come il risultato, se ci sarà, di altre scelte, un po' così come la caramellina lasciata per zuccherare l'amaro in bocca. Io non ho premesso prima che sto parlando di reti ciclabili, di quartieri, non in ordine di una priorità, ma solamente come accenno a problemi, a situazioni, perché andrebbe invece messo in ordine di priorità. E adesso vengo alle aree dismesse, che mi pare in questo piano, in questo completo PGT, siano in fondo il fulcro delle scelte di questa amministrazione. Io penso che le aree dismesse debbano mantenere il recupero e il mantenimento
parlare, mi spiego. Uso le parole del guru, diciamo, dell'edilizia.